Non sono mai riuscito a descrivere in cosa consista il mio lavoro. Per questo ho deciso di raccontarvelo così. Questa settimana aggiungeremo un nuovo numero al nostro repertorio. Ce li avete presenti quei tubi colorati che fanno delle note? Ecco, con quelli. Solo che Robby si mette a ballare a caso. No, batteria scarica. Il problema di questi aggeggi è che appena li usiamo ci trasformiamo in dei bambini. Ehi, guarda, suono il trombone. Guarda che denti giganti che ho. Guarda come sono bravo a farlo rimbalzare. Non mi è caduto. Tranquillo, ti salvo io. Ecco fatto. Guarda, una galleria. Ho un cannocchiale. È più o meno l'idea. Ok, cominciamo a stabilire l'arrangiamento vocale prima di incasinarci con i tubi. I'm in love with the shape of you. Ma tu guarda, io e il pesce facciamo pandan. Stiamo per partire per Londra. Io me lo sento che sta arrivando qualcuno. Avanti! Buongiorno! Siete in diretta! Sì, oh mio Dio, bellissimo! Oddio, ciao! Ma ci stavo aspettando. Eccoci! Com'è? Questa notte partiremo per Londra perché verrà proiettato un film per cui ho fatto la colonna sonora, B309. Ve lo ricordate? Ragazzi, ma stiamo andando fino a Londra per guardare un film. Però... La musica non è tanto bella. Addirittura. Bisogna fare un punto della situazione, assolutamente. Orario, innanzitutto. Orario? Che ore sono? 6:02:03. Io ho detto buonasera a tutti fino adesso. A tutti. Accidenti. La storia del GPL è un po'. Mi ha un po' impaurito. Ha cominciato a fare. Dovrebbe essere una via di mezzo fra un frame e un micro 4/3. Figata, amore. Come sensore. Come sarebbe la grandezza del sensore? Beh, ovvio, lo sapevo. Vabbè. Quasi. Ma cos'è il video al video del video? Cioè, cos'è un inception del video? Ma che cos'è? Momento.
molto sbagliato. La capacità degli italiani di lasciare lo spazio sulle scale mobili, no? È una roba che non ci abbiamo, non ce l'abbiamo nel DNA, non ce l'abbiamo, non viene spontaneo, cioè non possiamo sempre... È finito. Ciao! Hanno detto tutti ciao oltre. Sì, vero? Bene, sì, quel grigetto accogliente che solo Londra ti sa dare. Ma non abbiamo molto tempo per fare i turisti, giusto qualche ora per guardarci un po' attorno e poi dobbiamo andare dritti al The Castle Cinema, dove ci aspetterà tutto il cast del film. Bellissimo, no? Wow! La struttura in questione è molto interessante. È un cinema indipendente dove è possibile gustarsi il film e poi discuterne tutti insieme stando al bar e facendo un po' di chiacchiere, quindi molto interessante. Thank you, Vincent. Buongiorno Londra. La pioggerellina c'è? C'è. Il mattone a vista c'è? C'è. Il grigetto c'è? C'è. Siamo a Londra. Ragazzi, grazie mille per aver seguito questo video anche questa settimana. È stato un piacere portarvi insieme a noi in questo viaggio brevissimo a Londra e noi ci vediamo nel prossimo settimanale.